Prima Radio. Ed eccoci qui in studio con una grande sorpresa che vi avevo anticipato prima, amici. DJ Jed, Vladi, sono qui con me al telefono. Ciao ragazzi. Ciao. Facciamo così. Visto che abbiamo le remosce entrambi, parte prima Jed, così almeno non ci confondiamo con le voci. Ma io, essendo fratelli, l'unica cosa che c'ha comune è la remoscia, e parte il DNA da fratelli. Esatto. Bene, allora ragazzi, allora DJ Jed, cominciamo da te, che hai fatto davvero la storia anche un po' della musica italiana, dell'hip hop all'italiana, insomma, di molte, insomma, situazioni che devo dire ci hanno tenuto veramente lì fissi a comprare un sacco di dischi quando ancora i dischi si compravano. Allora voglio parlare con te subito di una cosa. Secondo te è cambiato il ruolo della musica da quando hai iniziato a suonare ad adesso, ai singoli estivi del 2021? Come hai appena detto, quando si compravano i dischi, che avevi il disco in mano, certo, sono cambiate tantissime cose, tutto molto più veloce, però devo dire che rispetto a qualche anno fa, diciamo che non fai in tempo ad accorgersi di cosa esce, che ne esce subito un altro, ecco, è molto più veloce. A mio modesto parere, poca roba rimarrà nella storia, ecco. Non è facile rimanere nella storia i giorni d'oggi, perché escono tante cose ed è tutto talmente veloce, ecco. La musica tra fratelli, come si fa? Come si fa a... Siete sempre andati d'accordo voi due? Avete sempre collaborato oppure ci sono... È una cosa, diciamo... Raccontami un po' di questa storia. Allora io, guarda, sono Vladi. Fratello Vladi, e guarda, è nato tutto fin da quando eravamo piccolini, perché Jed aveva comprato i giradischi, io di nascosto ho iniziato ad allenarmi i giradischi per fare il DJ. Poi da lì è nato tutto, siamo stati sempre insieme, li seguivo in tournée, li seguivo ovunque, fino alla reunion degli Articolo, che li ho fatti riunire, e anche io e mio fratello ci siamo guardati negli occhi e detto: ma sai che c'è, facciamoci un album nostro con tutti i featuring. È ora di collaborare insieme, mi sembra giusto di fare qualcosa insieme. Io e mio fratello non avevamo mai collaborato insieme musicalmente. Tu sai che Vladi è un super produttore, ha prodotto tantissimi brani, come anche Maria Salvador Riaz, e allora a questo punto, come ti ha detto Vladi, abbiamo deciso di unire le nostre forze e di creare un vero e proprio progetto. Adesso questo è il primo singolo, Tonight Mon Amour, però c'è proprio un album in lavorazione, mancano un paio di brani ed è finito, però usciremo prima con dei singoli. Adesso questo è il primo singolo, che ne dici? Vuoi svelare il secondo singolo? Ah, se lui ci dice che il Tonight Mon Amour gli piace, io gli svelerei il secondo singolo che uscirà a settembre. Dai ragazzi, io sono davvero sincero con voi, perché è da giorni che aspettiamo questa chiamata, è da giorni che ce la gustiamo, quindi dai, fatemi sapere, anzi fateci sapere. Allora dimmi che ti piace Tonight Mon Amour, così ti spoilerò subito il secondo featuring di settembre. Ma quanto ci piace Tonight Mon Amour, ci piace tantissimo. Piace. Esatto. A fine settembre usciremo col singolo, con un estratto sempre dall'album, con un feat molto speciale per noi, perché ci ha legato da quando abbiamo iniziato tutto, il featuring di J-Ax. Oh wow, fantastico. Quindi non lo so, così da un occhio esterno da ascoltatore mi verrebbe da dire il terzo fratello, quasi quasi. Si può definire così. Diciamo di sì, dai. Esatto. Questo, ecco, sarà il secondo singolo. Tutto il progetto, l'album, dal titolo l'album è ricco di tanti ospiti. Ci sono veramente tantissimi grandi artisti, anche piccoli artisti. Ma questo non significa che qualcuno è più conosciuto, qualcuno meno. Per noi sono tutti allo stesso livello, sono tutti dei grandi artisti quelli che stanno collaborando al nostro progetto DJ Jed e Vladi. Certo, volevo ricordare anche il featuring di Tonight Mon Amour, Katia Ricciarelli, che è anche un'amica di Stay Star, una rubrica che facciamo, esatto, qui in radio. Insomma, una super Katia, mi è piaciuta un sacco questa versione un po' più contemporanea, non saprei. L'ho vista veramente a fuoco questa interpretazione vostra. Guarda, aver collaborato con Katia e il Cile è stato per noi comunque un grande sogno, Katia e anche il Cile, perché abbiamo sempre voluto fare qualcosa con una cantante lirica, e chi meglio di Katia poteva interpretare un pezzo del genere. Poi il Cile, anche lui è un fratello, quindi abbiamo già fatto Maria Salvador, abbiamo fatto un altro pezzo insieme a J-Ax, sempre io e il Cile, e quindi abbiamo fatto questa quattrombo, come la chiamo io, che è una combo a quattro persone. E quindi sì, è nata questa roba molto bella, secondo me. Poi appunto
Katia Ricciarelli non ha mai fatto, diciamo, al di fuori della lirica qualcos'altro. E devo dire che settimana scorsa abbiamo girato il videoclip, che tra un po' ci sarà fuori. Questo videoclip, devo dire che lei si è divertita molto e sembrava quasi tornata bambina. Veramente, noi poi giocavamo con le pistole d'acqua. Poi, quando vedrete il video, vi renderete conto di quanto Katia Ricciarelli si sia veramente divertita a fare questo videoclip con noi. Come si dice tra i giovani, era presa benissimo. Era presa benissimo, ma si sente anche da come ha cantato nella canzone. Secondo me, insomma, a noi davvero ci è piaciuta, ci è arrivata questa interpretazione. Secondo me, come dite voi, ha scoperto una nuova magari parte di sé. Chissà cosa vedremo. DJ Jed, Vladi, ai microfoni di Prima Radio. Grazie a voi. Un saluto a tutti. Ciao. Un saluto a tutti, ciao. Prima Radio.